Ciao a tutti amici di Stream Hardware, quest'oggi andiamo a fare la video recensione dell'iOcean X7 Elite. Andiamo ad aprire la scatola, andiamo a vedere gli accessori che sono compresi con la confezione. Allora, troviamo una pellicola proteggischermo, la varia manualistica scritta in cinese. Poi troviamo il cavo USB di colore bianco da usare sia per collegare il telefono al computer sia al caricatore a parete, che è questo qui, sempre in colore bianco di discrete dimensioni. Poi infine troviamo le cuffie con capo piatto e anti-ingarbugliamento e di colore arancione, e sul filo troviamo il tasto per rispondere alla chiamata e il microfono. E le cuffie sono in formato standard, quindi non in-ear. Andiamo a prendere il telefono. Allora, parliamo prima della caratteristiche fisiche del telefono, che è un 5 pollici con dimensioni altezza 134, larghezza 66 e spessore 8,9. Il peso, inclusa la batteria, è di 126 grammi. Sul lato destro troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, sul lato sinistro il bilanciere del volume. Nella parte superiore troviamo l'ingresso per il jack da 3,5 mm per le cuffie. In basso troviamo il connettore del cavo USB che funziona anche da archivio di massa e il microfono. Posteriormente troviamo la fotocamera con autofocus da 13 megapixel con flash LED e in basso l'altoparlante di sistema. Frontalmente troviamo la fotocamera da 5 megapixel, l'altro altoparlante, sensori di prossimità di luminosità e LED di stato. In basso troviamo tre tasti touch, home, indietro e menu. Andiamo ad aprire la cover posteriore. Troviamo la batteria rimovibile da 2000 mAh, due slot per le SIM, uno in formato standard, uno in formato mini, e lo slot per l'SD card che può essere al massimo di 32 GB. Chiudiamo la scocca. Allora, sblocchiamo il telefono. Lo sblocco è lo standard di Android e come possiamo vedere, allora, lo schermo è un 5 pollici Full HD con 441 ppi IPS, quindi sotto la luce non abbiamo problemi di visualizzazione. Poi abbiamo visto la batteria, che è da 2000 mAh, che ci permette di arrivare a fine serata senza problemi. Infatti dura all'incirca 13 ore e un quarto con uso intenso, sia di 3G sia Wi-Fi. E poi, allora, come CPU e come GPU abbiamo MediaTek e MTK 6589T con tecnologia A7 cloccato a 1,5 GHz. Come GPU abbiamo una Power SGX 544 MP che fa girare il telefono in modo molto fluido, come possiamo vedere. E abbiamo 2 GB di RAM, quindi non avremo mai problemi di RAM satura, e ROM a 32 GB. Andiamo a vedere un po' le impostazioni. Abbiamo gestione SIM che ci permette di abilitare e disabilitare le due SIM. In questo caso ne abbiamo solo una attiva. Possiamo scegliere quale funzione assegnare a ciascuna SIM. Poi abbiamo profili audio,
Possiamo impostare come generale, silenzioso, riunione o esterno. La memoria, come abbiamo detto, è di 32 GB, divisa in modo particolare con 26 GB e 1,4 GB. Questa divisione è sicuramente dovuta all'uso come memoria di massa che ha questo telefono. Inoltre possiamo vedere che è riconosciuta senza problemi la nostra SD card da 16 GB. La batteria, qua possiamo vedere l'utilizzo della batteria e con i vari consumi delle varie applicazioni. Poi andiamo a vedere che versione di Android è, e la versione di Android di questo telefono è la 4.2.1, quindi una delle più recenti. E, come bande, allora abbiamo la banda 2G. Quattro bande e una 3G e due band, e quindi abbiamo tutte le connessioni più importanti e la connessione 3G arriva fino all'HP e quindi avremo sempre una velocità più che discreta quando navighiamo, quando siamo in giro e quindi non siamo a casa. La ricezione wifi è più che buona, in questo caso la stiamo usando e viaggia senza problemi. E la parte telefonica andiamo a telefonare al 119, gli facciamo sentire viva voce. Ho problemi di ricezione, eccolo. Purtroppo il maltempo non ci aiuta, comunque si è sentito un po' il viva voce e non è altissimo, mentre il resto della parte telefonica è più che ottimo, dall'altro capo del telefono ci sentono ottimamente, anche noi li sentiamo senza problemi, quindi parte telefonica più che buona, l'unica pecca è questo viva voce. E la messaggistica, la tastiera, niente male, molto veloce. Si fanno alcuni errori perché il display non è sensibilissimo, cioè rispetto alle controparti come Samsung, LG. Comunque è sempre buono, comunque, però non si può scrivere velocemente come si fa sugli altri device in quanto si incappa in errori di digitazione. Però è più che buona anche la tastiera, è la standard Android, quindi in seconda funzione abbiamo solo i numeri sulla prima fila di lettere. E quindi tutta l'altra punteggiatura dobbiamo richiedere il secondo tasto e il tasto seconda funzione in basso a sinistra. Possiamo registrare vocalmente i messaggi e inoltre abbiamo la funzione degli smiley qui in alto a sinistra. Quindi messaggistica senza problemi. E le mail abbiamo servizio email stock di Android che funziona molto bene, non abbiamo il pinch out, però abbiamo solo il pinch in e devo dire che funziona più che bene, molto veloce e si aggiorna in modo continuo, in modo abbastanza veloce, come abbiamo detto. Passiamo alla parte di internet, qua abbiamo già caricato il nostro portale, facciamo un aggiornamento per far vedere la velocità di caricamento che sui MediaTek è sempre molto veloce. Infatti, come possiamo vedere, ha caricato in un attimo. E abbiamo il doppio tap, molto veloce. Abbiamo i resize del testo, in modo da vedere le notizie in modo molto fluido e comodo. C'è un pan veloce, e come possiamo vedere, non abbiamo problemi di sorta. Anche il rendering del doppio tap out non dà problemi. Possiamo provare la pagina The Verge, che la più pesante, una delle più pesanti, infatti ci mette un po' di più a caricare. Eccola qui, comunque possiamo vedere, anche se non ha finito il caricamento, la pagina è già fruibile, adesso ha finito. Anche qui non abbiamo problemi di sorta, carica molto velocemente, il rendering è poco
più lento rispetto al nostro portale streamhardware.com, comunque più che bene, quindi la parte internet e navigazione è ottima. E passiamo alla parte multimediale, quindi andiamo sulla galleria. E allora, galleria, e più che ottima, abbiamo le varie foto che abbiamo scattato in questi giorni di prova. Poi caricheremo la versione integrale delle foto e dei video sul nostro portale allegate alla video recensione. Se varie foto abbiamo fatto. Questa è una foto in HDR e questa è la controparte normale, che è molto più scura nelle parti dell'ombra, invece questa è molto più chiara. Comunque da video non lo vedrete molto bene, però caricheremo le foto allegate. Questa è una panoramica che abbiamo fatto nel nostro giardino, altre macro, 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 e questo è il video, facciamo vedere un pezzetto, poi lo potrete vedere in allegato, in 1080p più che ottimo. Le foto, adesso le facciamo vedere la fotocamera, sono più che buone, la fotocamera è molto veloce, le nostre cuffie. Da fuoco, come potete vedere, molto veloce e non sono affatto male. Aspettate, siamo usciti. Sono anche poco rumorosi. Poi passiamo parte video, vediamo un po' il video che abbiamo caricato. Allora abbiamo un DVX che viene riprodotto senza problemi. Il telefono legge tutti i formati meno che gli MKV, anche gli HD ready vanno più che bene, poi possiamo metterli in full size, in questo caso stiamo vedendo Into the Wild. E poi passiamo alla parte musicale. Allora musica, facciamo partire un brano a caso. Passo indietro. Siamo al massimo. Come possiamo sentire tramite questa piccola tacchetta, l'altoparlante rimane un po' sopraelevato rispetto alla base, quindi il suono non è compromesso in modo notevole se l'appoggiamo su una superficie. Questo però non vale se l'appoggiamo su una superficie morbida, in quanto viene assorbito notevolmente il suono. E passiamo alla parte dei giochi. Possiamo dire che i giochi più pesanti su questo telefono non viaggiano benissimo, come Asphalt 7. Però giochi come Fruit Ninja, Temple Run 2 vanno più che bene, un breve scorcio di Fruit Ninja. Proviamo un po'. Come possiamo vedere va fluido, si hanno intoppi vari, anche il touch qui risponde un po' meglio rispetto alla home, abbastanza preciso, forse ha un poco poco ritardo, comunque è fluido questo gioco. E gli altri giochi vanno bene, proviamo Temple Run 2 che è abbastanza pesante, però su questo gioco va. Su questo telefono va più che bene.
come si può dire, fluido. Questo tempo run, asfalto 7 abbiamo detto che va a scatti e anche minion rush, quindi parte giochi promossa a metà, in quanto i giochi più pesanti non vanno, cioè vanno ma vanno male. E poi passiamo alle conclusioni su questo telefono, e che possiamo dire che venduto a 273 euro sul sito ufficiale iOcean Italia, e ce lo mandano direttamente col super user, quindi rodato di fabbrica, e possiamo promuoverlo a pieni voti. Alcune cose non ci sono piaciute, come il touchscreen non molto preciso e lo schermo un po' a ballerino a volte. Per esempio, se facciamo sovrapponiamo due widget, il widget dei toggle vibra, non si sa per quale motivo, comunque fa questo effetto, anche se è un difetto minore, comunque è un difetto. E la batteria va bene, dura giusto, quella di 2000 mAh. L'altra cosa che non ci è piaciuta è il design posteriore, che se appoggiamo il telefono su una superficie piana e andiamo ad usare sempre la tastiera, quando spingiamo i tasti più laterali il telefono tende a dondolare, quindi non è comodissimo. Però questo può essere ovviato con una cover. Quindi telefono promosso, e i difetti li abbiamo detti. Adesso passiamo alle cover che c'ha, gli accessori che ci ha mandato iOcean per questo telefono, che sono tre cover standard in colore nero, arancio e blu, e inoltre ci ha mandato anche la batteria da 3000 mAh e con la cover per alloggiare questa batteria più grande. Dobbiamo dire che con questa batteria il telefono aumenta molto di autonomia, siamo arrivati all'incirca alle 20 ore con uso intenso, 3G, wifi e navigazione e giochi. Quindi è un acquisto che consigliamo insieme al telefono. E inoltre facciamo vedere che lo spessore non aumenta di molto se installiamo questa cover. In questa cosa, questa batteria che si installa in pochissimo tempo. La cover, cioè la parte dello sportellino posteriore, va rimosso, va inserita la batteria, senza sportellino posteriore va inserita la cover, che ci consente di proteggere anche la fotocamera, in quanto è più alta, quindi la fotocamera non è esposta, e il telefono rimane sempre con la sua linea elegante. Aumenta di poco lo spessore, di circa 1 mm, e comunque il telefono rimane fruidissimo, cioè fruibilissimo, e quindi molto comodo. Dallo staff di Stream Hardware è tutto, vi rimandiamo alla prossima video recensione. Ciao.